Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Gesu Christo. Et un spiritu tuo. Santo Padre, arrivando a Roma per la via Cassia, Sant'Ignazio di Loyola, San Pietro Fabro e il padre Diego de Lainez, per mettersi a disposizione del Santo Padre Paolo III, pregando in una chiesetta isolata, dove il cammino fa una ipervia svolta alla storta, Ignazio ebbe un lume dall'alto. Ego vobis, Rome propitius ero. Io vi sarò propizio a Roma. Lainez poi rammentò lo sbalorditivo commento che fece Ignazio cercando di capire quella comunicazione interiore. Non so che sarà di noi. Forse saremo crocifissi a Roma. Ignazio, il favore divino a prima vista, non lo concepiva in chiave di benemerenze, ma piuttosto come il dono supremo del martirio. La memoria di questo evento ci aiuta a capire la natura profonda di questa chiamata del Signore e della benignità della vostra santità a diventare ancor più stretti collaboratori con Petro e su Petro della vostra cattolica sollecitudine pastorale per tutta la Chiesa. A differenza di pregi mondani, nella Chiesa non ci sono altri titoli di quelli che segnano il cammino di un servizio più solerte ed impegnato per l'annunzio del Vangelo e il riscatto del nome del Signore di tutti, soprattutto dei più bisognosi. L'infuocato colore vermiglio che ora indossiamo non sia per noi vanto, ma strenua memoria del nostro Redentore che ci riscattò al prezzo del suo sangue. Diventerà d'ora in poi un segno vocazionale di un nuovo spoglio di nostri interessi per donarci in tutto e per tutti finché per l'amore del popolo di Dio e per la fedeltà al buon pastore Gesù e al suo vicario in terra si consumino tutte le nostre risorse. Siamo convocati dalla vostra paternità universale da chiese geograficamente distanti, bensì fiere dalla loro fedeltà al Vangelo in circostanze non sempre facili e in alcuni casi addirittura drammatiche. Testimoni della tenuta dell'unica Chiesa di Cristo Gesù che sussiste in comunità provate sia per il logorio della miscredenza, sia per la guerra, per la povertà o che hanno condiviso il dolore della morte violenta del proprio presule per la difesa del Vangelo dei poveri. Or ora la gioia di questi popoli
riecheggia pure nei nostri cuori. Da parte nostra scaturisce dal profondo del cuore la preghiera paolina. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità. Veramente tutto è grazia e tutto abbiamo ricevuto gratuitamente. Ed è per questo che vogliamo riconsegnare tutto, spendere tutta la nostra vita gratuitamente, fare di essa una oblazione eucaristica al Padre di ogni misericordia in Cristo nello Spirito. Questo servizio alla Chiesa e all'umanità che ci chiede la vostra santità ci porta a lavorare traboccanti di letizia e di speranza per consegnare al mondo la nuova novella di Gesù. Sì, è proprio il tesoro del Vangelo, seppur portato povera e modestamente in vassoi d'argilla, ma nel contempo spronati dalla brama di un fuoco che ascende altri fino ai confini della terra e non si accontenta con trattenerlo ai propri ripari. Caritas Christi, urget nos. Non vogliamo essere una chiesa autoreferenziale, vogliamo essere una chiesa pellegrina per le strade del mondo alla ricerca di tutti quanti, mescendo nei loro cuori il balsamo della letizia e della pace, asciugando le lacrime di tanti e sollevando la loro speranza avverata definitivamente nella riconciliazione procurataci dal Figlio di Dio. Santa Maria, Madre di Dio e Madre della Chiesa, ci spinga stretti stretti al cuore di Gesù e ci aiuti a guardare come un grappolo affiatato e unito al vostro ministero petrino, Santo Padre, vero cardine della comunione di tutta la Chiesa, con lo stesso sguardo di Gesù rivolto alla umanità bisognosa di consolazione. Grazie, Santo Padre. Oremos. Domine Deus, Pater Gloriae, Fons Bonorum, Quilicet Ecclesia, in Tua, in toto orbe diffusa, lagitate mune, non ditare, non desinis. Sedem tante, tamen beati apostoli Tui Petri, tanto propensios in Tu eris, quanto sublimius esse voluisti. Dami, qui famulo tuo, providentiae tuae dispositionibus, exhibere congruenter officium. Certus te universis ecclesiis colaturum, quid ili prestiteris quancunta respiciunt. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecut vivet et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti ai discepoli ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Presi di nuovo in disparte i dodici, si mise a dire a loro quello che stava per accadergli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani. Lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. E dopo tre giorni risorgerà. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Gesù camminava davanti a loro. Questa è l'immagine che ci viene dal Vangelo che abbiamo ascoltato e che fa sfondo anche dall'atto che stiamo compiendo, un concistoro per la creazione di alcuni nuovi cardinali. Gesù cammina decisamente verso Gerusalemme. Sa bene che cosa lo attende e ne ha parlato più volte ai suoi discepoli. Ma tra il cuore di Gesù e i cuori dei discepoli c'è una distanza che solo lo Spirito Santo potrà colmare. Gesù lo sa, per questo è paziente con loro, parla loro con franchezza e soprattutto li precede. Cammina davanti a loro.
Lungo il cammino i discepoli stessi sono distratti da interessi non coerenti con la direzione di Gesù, con la sua volontà, che è un tutt'uno con la volontà del Padre. Ad esempio, abbiamo sentito i due fratelli Giacomo e Giovanni pensano a come sarebbe bello sedere alla destra e alla sinistra del re di Israele. Non guardano la realtà, credono di vedere e non vedono, di sapere e non sanno, di capire meglio degli altri e non capiscono. La realtà invece è tutt'altra, è quella che Gesù ha presente e che guida i suoi passi. La realtà è la croce, è il peccato del mondo che Lui è venuto a prendere su di sé e sradicare dalla terra degli uomini e delle donne. La realtà sono gli innocenti che soffrono e muoiono per le guerre e il terrorismo. Sono le schiavitù che non cessano di negare la dignità anche nell'epoca dei diritti umani. La realtà è quella di campi profughi che a volte assomigliano più a un inferno che a un purgatorio. La realtà è lo scarto sistematico di tutto ciò che non serve più, comprese le persone. È questo che Gesù vede mentre cammina verso Gerusalemme. Durante la sua vita pubblica, egli ha manifestato la tenerezza del Padre risanando tutti quelli che erano sotto il potere del maligno. Adesso sa che è venuto il momento di andare a fondo, di strappare la radice del male, e per questo va risolutamente verso la croce. Anche noi, fratelli e sorelle, siamo in cammino con Gesù su questa strada. In particolare mi rivolgo a voi, carissimi nuovi cardinali. Gesù cammina davanti a voi e vi chiede di seguirlo decisamente sulla sua vita. Vi chiama a guardare la realtà, a non lasciarvi distrarre dagli altri interessi, da altre prospettive. Lui non vi ha chiamati a diventare principi nella Chiesa, a sedere alla sua destra o alla sua sinistra. Vi chiama a servire come Lui e con Lui. Servire il Padre e i fratelli. Vi chiama ad affrontare con il suo stesso atteggiamento il peccato del mondo e le sue conseguenze nell'umanità di oggi. Seguendo Lui, anche voi camminate davanti al popolo santo di Dio, tenendo fisso lo sguardo alla croce e alla risurrezione del Signore. E allora, per intercessione della Vergine Madre, invochiamo con fede lo Spirito Santo, perché colmi ogni distanza tra i nostri cuori e il cuore di Cristo, e tutta la nostra vita diventi servizio a Dio e ai fratelli.
Fratres carissimi, munus gratum idemque grave sumus espleturi, quod cum ad Romanam Ecclesiam in primis pertiniat, totius quoque Ecclesiae corpus aficit. In patrum cardinalium collegium, non nullos frateres cooptabimus, esse artiore vinculo, cum Petri sede de vincinantur. Romani cleri membra fiant, et in apostolico servizio nobiscum strictius cooperentur. Ipsi sacra purpura exornati in urbe Roma et in dicit regionibus intrepidi erunt Christi testes iusci evangelii. Itaque autoritate omnipotentis Dei, Santorum Apostolorum Petri et Pauli ac nostra, os venerabiles fratres creamus et solemniter enunciamus sante Romane Ecclesiae Cardinales. Ioannem Servo, Arcipiscopum Bamaconensem. Ioannem Iosephum Omella Omella, Arcipiscopum Barcinonensem. Andream Alborelius, Spic Episcopum Holmiensem. Aloysium Mariam Ling Mancanecohum, Episcopum titulo aeque novensis in proconsulari vicarium apostolicum pacensim et administratorem apostolicum sede vacante et ad nutum sante sedis vietnamensim. Gregorium Rosa Chavez, Episcopum titulo mulitanium et auxiliarem Sancti Salvatoris in America. Vero omnes ad ordinem pertinere volumus presbiterorum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, fidem vestram in Deum unum et trinum, et fidelitatem in Santam Ecclesiam Catholicam atque Apostolicam teste populo santo Dei profitemini. Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem Celi et Terre, et in Jesum Christum, Filium Eius Unicum, Dominum Nostrum, qui conceptus est de Spiritus Santo, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ac destram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Santam Ecclesiam Catholicam, Santorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amen. Ego, Juan José Omella, Sante Romane Ecclesiae Cardinalis, Omella Omella, promito et juro me ac acora de inceps quandiu vixero fidelem Christo eiusque Evangelio atque obediencien Beato Petro Santeque Apostolice Romane Ecclesiae ac sumo Pontifici Francisco eiusque successoribus canonice legitimeque electis constanter fore comunionem cum Ecclesia Catholica, sive verbis a me prolatis, sive mea agendi ratione, me semper servaturum, nuncia vel secreta omnia, quae mihi concredita sint. Numquam in Ecclesiae damnum vel deducus esse evulgaturum,
magna denique cum diligentia et fidelitate onera explere, quibus tenor erga ecclesiam in quam ad meum servitium exercendum secundum juris prescripta vocatus sum, ita me Deus omnipotens adjuvet. Ad laudem omnipotentis Dei et apostolice sedi ornamentum, accipite biretum rubrum, cardinalatus dignitatis insigne, per quod significatur usquad sanguinis effusionem pro incremento Christiane fidei, pace et quiete populi Dei, libertate et diffusione sante Romane Ecclesie, vos ipsos intrepidos exhibere debere. Annulum de manu Petri et noveris dilectione principis apostolorum dilectionem tuam erga ecclesiam roboradi dilectionem tuam. Amen. Ad honorem Dei omnipotentis ex sanctorum apostolorum Petri et Pauli tibi comitimus titulum Santi Antoni Patavini in via Tusculana, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Accipe annulum de manu Petri et noveris dilectione principis apostolorum dilectionem tuam erga ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli tibi comitimus titulum Sante Crucis in Jerusalem, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Accipe annulum de mano Petri, et noveris dilectione principis apostolorum, dilectione tuam erga ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, et sanctorum apostolorum Petri e Pauli, tibi comitimus titulum Sancte Mariae Angelorum intermis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Accipe annulum de mano Petri, et noveris dilectione principis apostolorum, dilectione tua nerga ecclesia roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, ex sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi comitimus titulum Sancti Silvestri in capite, in nomine Patris et Filius et Spiritus Sancti. Accipe annulum de mano Petri, et noveris dilectionem principes apostolorum, dilectionem tua nerga ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, ex sanctorum apostolorum Petri et Paulo, tibi comitimus titulum Sancti Silvestri in capite, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Dicamus nunc omnes orationem, quam Christus, tamquam exemplar, omnis orationis nobis dedit. Deus cuius universe vie misericordia semper veritas, operis tuae done prosequere, et qua possibilitas non habet fragilitatis humanae, tuis beneficiis misereatus dimpende. Uti famuli tui, ecclesiae tuae iugiter servientes, et fide integritate fondati, et mentis luceant puritate conspicui. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Aiutori nostri in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Perfect.